Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siani. E adesso torniamo a parlare di cose serie, ovvero di teatro, e lo facciamo con lo spettacolo Il Principe e la Luna, Galleria Toledo, il 9 luglio alle 19, data unica. E siamo con Giuseppe Cerrone e con, oddio, Mario, autore. Perché hanno... Ah, ecco, vedi, perché era... Autore crea un po' di problemi. Lo sai che non mi... Soprattutto quando faccio i fogli SIAE. Perché giustamente si confondono. No, ma, ma allora è successa la stessa cosa. Esattamente, sì, sì. Sì, perché progetto musica originale, regia di Mario Autore, però sembra che sia l'autore. L'autore Mario Autore, un giorno dovrà diventare autore Mario Autore, bellissimo. Purtroppo sono anni che succede questa cosa brutta, però sì, è così. E iniziando così, perché io lo conosco e mi ricordavo. E quindi il nome d'arte, un nome d'arte anche a te, tipo dilo così risolvi il problema. Mario, facciamo così, Mario. Bruttino, però troveremo. E Peppe? Sì, sono Giuseppe Cerrone, buonasera a tutti, sono contentissimo di essere qua e sono contento dell'opportunità che Mario mi ha dato di recitare in questo spettacolo, dove comunque la possibilità di esibire un po' di atletica vocale e anche fisica. E insomma, sono a vostra disposizione per tutte le domande che vorrete farmi e sono felice di essere con voi qui stasera. Ciao a tutti. Essendo tornato ai nostri microfoni, io mi sono permessa di chiamarlo Peppe, invece no, Giuseppe Cerrone, scusami Giuseppe, non lo farò più. Però parliamo dello spettacolo. Sì. Chi dei due mi vuole raccontare un po' di cosa si tratta? E considerando che a me è venuto anche in mente un parallelismo, però forse non era voluto, perché quest'anno cade l'anniversario 50 anni dall'allunaggio. Si parla di luna nel senso di sogno, mi rendo conto, però ve lo potete giocare lo stesso. Sì, sì, si parla anche della luna vera e propria e c'è un allunaggio nello spettacolo. È involontaria la concomitanza del 20 luglio, vedi, magari facciamo una recita apposita il 20 luglio, no? È casuale, perfettamente casuale. Prima di continuare volevo ricordare la compagna di scena di Giuseppe Cerrone, che è Melissa di Genova. Bravissima attrice, volevo fare ancora ciao, Meli, i complimenti ai due. Io li chiamerei quasi performer, perché lo spettacolo è uno spettacolo muto sostanzialmente, cioè loro utilizzano un grumblow ed è uno spettacolo in cui si danno veramente molto come attori, ma veramente quasi in qualità di performer, e gli volevo fare un grandissimo complimento, cioè dei complimenti molto forti, e li volevo ringraziare per essersi dati così tanto allo spettacolo, perché effettivamente è anche abbastanza faticoso, ecco. E dello spettacolo magari ci vuoi dire due parole tu? Sì, sì, allora è uno spettacolo che è costato a Mario tanta fatica e tanta elaborazione nel corso degli anni, quindi inizialmente era partito come un probabile cortometraggio cinematografico e poi invece la cosa si è espansa ed è diventata progetto teatrale, grazie anche all'interessamento di Antonio Piccolo, che ha creduto nel progetto, il produttore nonché vicepresidente di Teatro in Fabula. Io sono contento di questo spettacolo perché ho la possibilità appunto di esibire un po' tutte le cose che insomma ho accumulato negli anni grazie al mestiere, e lo spettacolo fa leva sul desiderio, che è il motore principale delle nostre vite. È grazie al desiderio che ci spostiamo da un punto A a un punto B, e grazie al desiderio che riusciamo a realizzare i nostri obiettivi, e anche quando forse non li realizziamo o li realizziamo soltanto in parte, comunque il desiderio è la molla e la spinta che ci ha fatto comunque, come dire, ci ha fatto spostare, ci ha fatto comunque raggiungere un risultato. È proprio il motore fondamentale della vita. Il desiderio, il sogno, la capacità anche di sondare i propri limiti, no? Di mettersi alla prova. Molto spesso riuscire in qualcosa vuol dire fare dei sacrifici, o comunque un'impresa può definirsi tale soltanto se c'è stato durante il viaggio un'autocritica, se il protagonista ha cercato comunque di modificare parte del proprio carattere per raggiungere quell'obiettivo. Quindi è veramente uno spettacolo che credo possa fare leva su quelli che sono poi i desideri, i bisogni primordiali dell'essere umano, e che possa interessare a tutti, cioè dai bambini agli adulti. E, diciamo, non c'è proprio una storia precisa, è uno spettacolo fatto di segni, di spostamenti, di tappe, che poi portano ad un allunaggio vero, vero e proprio, che potrebbe sembrare il compimento dello spettacolo, ma in realtà non lo è.
perché questo allunaggio in realtà si rivela una mezza delusione per lo strampalato inventore che è il protagonista di questo spettacolo, e in un certo senso il compimento, l'acquisizione della meta in realtà favorisce una certa autocritica e favorisce anche una profonda riflessione, che è quella che poi Mario vorrebbe in qualche modo contribuire a ricreare nel pubblico. Io ho capito perché Mario porta con sé Giuseppe, perché adesso noi andiamo direttamente, lasciamo le cuffie e andiamo con loro vari giorni prima, ci appostiamo come un concerto, non so, di Pink Floyd, e aspettiamo lì per vedere lo spettacolo. Complimenti per la scelta, eh! Avete visto, ho scelto bene il dicitore, affascinante. No, ma poi non sai che anche lui torna ai nostri microfoni per questo Napoli Teatro Festival, è già affascinato la nostra collega Nunzia Marciano, e adesso anche Giuseppe lo vedo incantato. Io colgo l'occasione per ripubblicizzare la sua mostra, Lacci gassosi, ordito del cielo. Grazie, ho il libro sul comodino, perché sono innamorato delle sue... A Palazzo Fondi, a Palazzo Fondi, tutti i giorni, tutti i pomeriggi, dalle 17 alle 20. Dal giovedì alla domenica. Mi sto trasformando nello speaker, tra poco farai tu la regista, io lo speaker. No, veramente colgo l'occasione, perché è veramente una mostra molto bella sul teatro del Novecento, e invito tutti a vederla, perché è veramente un viaggio molto interessante. Anche molto emotivamente molto pregnante. Bene, però torniamo allo spettacolo. E invitiamo, dopo questo, diciamo, questo appello, anzi questo proprio racconto di Giuseppe, è vero. Un po' i nostri ascoltatori potrebbero essere, da un lato, ok, l'anniversario non c'entra, però la luna affascina sempre come desiderio, così. Per te qual è stata, cioè da dove è nata l'idea di questo spettacolo, Mario? Sì, guarda, lo spettacolo è nato praticamente da un'immagine notturna, quindi potremmo dire quasi un sogno, e cioè quest'immagine di quest'uomo che guardava la luna, e io mi sono domandato, perché mi sono sempre chiesto perché gli uomini guardano la luna proprio, e una sera mi disposi, ma chissà, magari è innamorato. E allora mi sono domandato cosa succede quando una persona è innamorata di, diciamo, dell'oggetto impossibile, cioè della innamorata di qualcosa di cui non potrà mai con cui non potrà mai realizzare quest'amore, diciamo, tra virgolette. Poi da questa immagine, da questa domanda, sono nate delle prima di tutto delle musiche, che sono anche, ho scritto anche le musiche di scena dello spettacolo, sono nate prima delle musiche che diciamo così avevano uno spirito già narrativo al loro interno, cioè io ho immaginato quattro momenti della storia di vita di una persona innamorata della luna, e ho scritto delle musiche. Dopodiché, dopo aver scritto queste musiche, dopo aver avuto questa immagine, si sono rimessi un po' insieme i pezzi, quasi oserei dire da soli, per cui ne è venuta fuori una storia, che è una storia, se vogliamo, molto semplice, un viaggio, un viaggio di questo protagonista che ha l'inciampo di innamorarsi della luna e cerca quindi di coronare il suo sogno, ma un sogno che è, tra virgolette, intrinsecamente impossibile, e quindi abbiamo cercato di capire cosa succede quando uno cerca di realizzare qualcosa che è in sé impossibile, e questo ci sembra... O qualcosa per la quale non è tagliato, perché molto spesso sì, i nostri desideri sono, come dire, impossibili, proprio perché forse non abbiamo il talento o le capacità per realizzarli, eppure qualcosa evidentemente ci attrae, nonostante il fatto che sappiamo che magari non possiamo le nostre incapacità veramente raggiungere quella meta o ottenere veramente quella cosa. Però ciò non significa che il desiderio si interrompa. Assolutamente. Oppure certe volte siamo tagliati per quel desiderio, ma le circostanze attorno non sono favorevoli, e quindi magari non possiamo godere dell'aiuto e della collaborazione di altre persone, perché molto spesso forse i più grandi desideri che si realizzano sono un lavoro di squadra, no? Cioè di grande cooperazione tra persone, cioè, spirito di sacrificio, eccetera, eccetera. Sì, infatti. E infatti io arrivo sulla luna grazie a Melissa. C'è una... Ma non diciamo tutto, sì, però. Sì, no. Lì ce lo stanno svelando, insomma. In ogni caso è uno spettacolo veramente che
vuole accendere il desiderio, quindi se volete che il vostro desiderio si accenda, venite a trovarci. Venite il 9 luglio alle 19 a Galleria Toledo, Il Principe e la Luna. Grazie a Giuseppe Cerrone e a Mario Autore, grazie di essere stati con noi, tornate quando volete. Grazie, grazie, grazie. Viva, allora, viva 2001 di Kubrick, viva Interstellar di Noyce, viva Nolan, scusate, viva Solaris di Tarkovsky, cioè, e viva Il Principe e la Luna di Mario Autore. Grazie, buonanotte a tutti, grazie. Grazie. Bravi, bravi, grazie, ragazzi. Grazie, vabbè, grazie. Perfetto. Grazie. Buon lavoro. Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siamo.